Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di adattatori per Android Auto ed Apple CarPlay. E lo facciamo con questo minuscolo adattatore della Sunwire. Spero si pronunci bene. Perdonate il mio pessimo inglese. Diciamo che di adattatori USB wireless ne ho provati svariati, ma è la prima volta che vado a recensire un qualcosa di così minuscolo, veramente una cosa piccolissima, ragazzi. Ma soprattutto questo adattatore in miniatura supporta entrambi i sistemi operativi, sia Android Auto che Apple CarPlay. Come al solito, qua sotto nella descrizione del video trovate i link necessari per andarvi a vedere tutte le specifiche di questo adattatore USB wireless della Sunwire. Volevo ricordarvi una cosa molto importante prima di acquistare questi adattatori USB wireless: funzionano solamente se le vostre autoradio supportano una connessione cablata ad Android Auto o Apple CarPlay. Se andate a collegare il vostro smartphone tramite il cavetto originale e non succede nulla, significa che le vostre autoradio non supportano questa opzione, quindi è inutile che andate a comprare questi adattatori. Ve li date in faccia, buttate dei soldi, ragazzi, non funzionano. Torniamo a noi. Questo adattatore della Sunwire funziona con i controlli originali della vostra autovettura, ha una compatibilità con il 98% delle auto in commercio, come già detto, delle dimensioni super super contenute, ragazzi, è grande come una pendrive. Cosa molto importante è che questo adattatore supporta un Wi-Fi da 5.8 GHz per andare a trasferire molto velocemente i dati dal telefono all'autoradio. Detto ciò, andiamo a vedere il contenuto di questo adattatore e successivamente andiamo a testare con mano le sue potenzialità. Anche essendo un adattatore piccolino piccolino, voglio vedere le sue potenzialità e queste prove le vado ad eseguire su questo autoradio pagato 30 euro su AliExpress. Qua sopra vi lascio la recensione. Perché vi dico questo? Non perché voglia pubblicizzare questo autoradio, vi dico questo solamente perché mi voglio sfogare un attimo. Il Nissan Connect che abbiamo all'interno delle nostre Nissan Qashqai fino al 2020, e cioè quello con la schedina SD per aggiornare le mappe, non ha la possibilità di collegare una beata minchia, perché non ha né la connessione cablata ai sistemi operativi e né la possibilità di collegarlo tramite il telefonino per sfruttare il mirror link. Quindi era solo per sfogarmi, ragazzi, come diceva il buon Adriano. Lasciami sfogare! Andiamo a vedere il contenuto, che è meglio, raga. Come su tutti questi moduli USB wireless, al suo interno troviamo solo il modulo dongle e in questo caso troviamo un adattatore. Quell'adattatore serve per collegare questo modulo su autoradio aventi solo l'uscita USB di tipo C. Accendiamo la bestia. Spengiamo le luci. Colleghiamo l'adattatore alla presa USB del nostro autoradio. Tac. Poi andiamo sul nostro smartphone e andiamo a vedere su Bluetooth dov'è questo modulo. Allora, eccolo qui, Sunwire dongle DE98, quindi dobbiamo andare a collegare e abbinare questo dispositivo. Dobbiamo sicuramente consentire l'accesso ai tuoi contatti in modo che va a sincronizzare le chiamate e la rubrica del nostro telefonino e facciamo a coppia. Ok? Eccolo qui, si sta connettendo ad Android Auto. In questo caso sto utilizzando ovviamente un telefono Android. Avete visto, ragazzi, è semplicissimo e si collega anche in maniera molto veloce.
Io sto utilizzando un telefono Android in quanto è uno Xiaomi 12T. Per sistemi Apple CarPlay utilizzo un iPhone 5, ragazzi, molto datato, ma utilizzo solo quello per fare queste prove perché io diciamo sono innamorato di Android e utilizzo solo sistemi operativi Android. Questo è il classico Android Auto, vedete, abbiamo la possibilità di poter utilizzare Spotify, tutte le applicazioni che abbiamo all'interno di Android Auto, quindi non tutte le applicazioni che abbiamo nel telefono, solo quelle compatibili. Spotify, WhatsApp, vediamo se funziona tutto. Manda messaggio WhatsApp. Con chi vuoi chattare? Samuele. Qual è il messaggio per Samuele? Tutto bene? Ecco il messaggio. Tutto bene. Vuoi inviare il messaggio o modificarlo? Invia. Invio il messaggio. Possiamo tornare indietro e andare ad ascoltare Spotify. L'unica cosa che non posso testare sono i comandi vocali, i comandi fisici, perché ovviamente questo non è installato all'interno della tua vettura. Allora, mio figlio ha risposto, possiamo anche vedere e andare a leggere i messaggi WhatsApp. Leggi i messaggi WhatsApp. Hai messaggio di Samuele su WhatsApp. Che cosa? Vuoi rispondere? Sì. Qual è il messaggio per Samuele? Stavo provando l'autoradio, tutto a posto. Ecco il messaggio. Stavo provando l'autoradio, tutto a posto. Vuoi inviare il messaggio o modificarlo? Invia. Invio il messaggio. E fino a qui funziona tutto. Ehi, guidami a Roma. Navigazione verso Roma. ZTL anello ferroviario 1 lungo il percorso. Poi abbiamo, ripeto, anche queste altre applicazioni. Abbiamo Maps, che stiamo utilizzando in questo caso. Abbiamo la possibilità di utilizzare Waze. Dov'è? Eccolo qui. Devo dire, non è male come velocità e come reattività. Ora ragazzi, vediamo quanto impiega questo modulo per diventare operativo con Android Auto in questo caso. Lasciamo il modulo inserito nella presa USB della nostra autovettura. Accendiamo l'autoradio. In quel caso il modulo va a comunicare con il Bluetooth del nostro telefonino e fa partire Android Auto e possiamo utilizzare tutti i servizi connessi. Quindi vediamo quanto impiega per diventare operativo. Via! Autoradio acceso. Collegato. Quindi la comodità di questi moduli USB wireless è proprio questa. Andiamo sicuramente a facilitarci le cose, ma soprattutto andremo a preservare la batteria dei nostri smartphone, perché collegando e scollegando il cavetto in continuazione per avere Android Auto o Apple CarPlay andiamo a danneggiare la batteria a lungo andare. Accendiamo le luci. Indossiamo un bel girettino in quanto si è fatta una certa e all'interno del mio studio inizia a fare un po' di freschetto, anche perché la recensione termina qui. Purtroppo ragazzi
è venuto a mancare il mio iPhone 5 e non posso andare a testare questo modulo USB wireless tramite Apple CarPlay. Si è fottuta la batteria e quindi devo ripristinare il telefono per poter andare a utilizzare lo stesso anche con altri test, quindi con dispositivi mobili, car tablet e altri adattatori USB wireless. In questo momento è fuori uso. Quindi prendiamo per buono quello che dice la casa costruttrice di questo adattatore USB wireless. Se funziona tutto con Android Auto, spero che faccia lo stesso anche con Apple CarPlay. Se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento su cosa ne pensate di questi adattatori USB wireless, ormai ce ne sono milioni in giro. E noi ci si vede in uno dei prossimi video. Un bacione da Francesco, ciao, statemi bene.